Vediamo meglio che cos'è il centro di massa o baricentro. In realtà, centro di massa e baricentro sono due concetti leggermente diversi, però noi per semplicità adesso li consideriamo come sinonimi. Prendiamo un'asta e ogni pezzettino dell'asta, che è formata da infiniti punti, possiamo immaginare, ogni pezzettino è attratto dalla forza di gravità, che è la forza che fa la Terra, su ogni pezzetto dell'asta e quindi la Terra tira ogni pezzetto dell'asta verso il basso. La forza di gravità è quindi una forza distribuita, però si può schematizzare in molti casi, quasi sempre, come se fosse una forza unica, non una miriade di forze distribuite, ma una forza unica concentrata in un punto, che è appunto il centro di massa o il baricentro del corpo. E se nel caso dell'asta, per esempio, si tratta di un'asta omogenea, quindi la sua densità è uguale in tutti i punti, allora questa forza, questo baricentro si trova esattamente nel centro geometrico dell'oggetto, del corpo rigido. Quindi, riassumendo, la forza peso applicata soltanto nel baricentro è una schematizzazione, una modellizzazione della realtà, perché la realtà prevede, che la forza di gravità sia distribuita su tutto il corpo, invece questa schematizzazione permette di semplificare le cose. Grazie a questa schematizzazione possiamo misurare il peso dell'asta semplicemente appendendola nel baricentro a un dinamometro. Il dinamometro, in questo caso fa quella che, vedremo meglio dopo, si chiama la forza vincolare ed è una forza uguale e contraria al peso dell'asta. Quindi il valore in newton indicato dal dinamometro corrisponde alla forza peso dell'asta. Quasi sempre lavoreremo e svolgeremo esercizi e problemi con aste vincolate o più in generale con corpi rigidi vincolati in un punto. Quindi non corpi rigidi liberi dove tutti i punti possono muoversi liberamente, possono il baricentro traslare e il resto del corpo rigido ruotare attorno al baricentro, ma invece bloccheremo un punto tipo con un chiodo. E questo punto lo chiameremo sempre O, si chiama fulcro, è il punto fisso che appunto viene bloccato, l'unico punto che non può muoversi dell'intero corpo rigido, l'asta in questo caso, mentre invece tutto il resto del corpo rigido può ruotare, ma non attorno al baricentro stavolta, può ruotare intorno a questo unico punto che è fissato, che è il fulcro. Quindi il corpo rigido può compiere una rotazione attorno al fulcro, anche il baricentro non è fissato, può ruotare attorno al fulcro. Nel caso generale, poi, il fulcro è diverso dal baricentro, come si vede appunto in questa figura. Vedremo anche che il vincolo, che appunto sarebbe il chiodo, per così dire, il fulcro, fa sempre una forza vincolare, una forza che può essere rivolta in alto o in basso, in base alle circostanze. La forza vincolare serve proprio a tenere fermo il fulcro. Il chiodo che è piantato qui fa questa forza per impedire che il fulcro si muova.